sta inquadrando la Nuvoto. Inquadra ancora un attimino, inquadra ancora un attimino. La Nuvoto? Guarda la camera. Ecco, dai. Poi vi spiegheremo perché abbiamo inquadrato il nostro fantastico pulciottino Anubi, il cane nero. Allora, siamo in Valalba, questo è l'anello di Dordolla, quota 1700 metri e il sentiero è il 422. E questo è il Chiasud dal Shore. Chiedo perdono per il friulano, potrei aver detto sbagliato, ma così mi hanno detto Dordolla, quindi andiamo a vedere com'è questo rifugio. Sperando che l'illuminazione sia buona. Allora, i quattro criteri a cui stiamo sempre dietro sono fuoco, illuminazione, quindi sempre occasione del fuoco, acqua, ristoro e pernottamento, d'accordo? Questo è uno dei pochi rifugi a questa quota qui che li mantiene tutti in maniera veramente perfetta. Fuoco, che è questo spazierino, questa stufetta in ferro, col tiraggio appena sistemato, dietro c'è un grande lavoro di volontari dietro questo rifugio, una cassaparca sempre piena e fuori un altro cassone pieno zeppo di legna, d'accordo, raccolta qui attorno, sempre dai volontari, di cui parleremo più tardi. Quindi fuoco perfetto, questa stufetta scalda l'ambiente in maniera veramente perfetta. Per quanto riguarda il ristoro, siamo anche a livelli elevatissimi, è fornitissimo, c'è di tutto, noi abbiamo approfittato di qualche biscotto, c'è da dire, bicchieri di plastica, stoviglie, posate, cibo, ogni cosa, contenitori, alluminio e quant'altro, e ovviamente tutte le varie pentole di qua, di là, con la pasta, sia per bollire acqua, per fare altre cose, eccetera, eccetera. Illuminazione è scarsa la sera, ma per fortuna, non voglio passare troppo davanti, abbiamo un sacco di lampade, sia a caricamento con la dinamo, sia con l'olio. Passiamo al pernottamento, che forse è uno dei migliori che abbiamo incontrato finora, io e la mia collega che sta facendo il video qui. PS, il video doveva farlo la mia collega, ne parleremo più avanti. Ecco, tre letti a castello, completi di due materassi ciascuno, sempre sbattuti, sempre in ottime condizioni, non c'è traccia di muffa, non c'è traccia di logoramento di ogni genere, e in più ci sono anche i cuscini, d'accordo? C'è tutto quello che serve per potersi sistemare, sedie, sdraio, così così, insomma, anche per poter accogliere più di semplici tre persone, va bene? Poi, ristoro, pernottamento, quindi perfettamente fornito, qua dentro abbiamo dormito un sacco di volte, uno dei nostri preferiti, e basta tenere 1 o 2 orette prima di andare a dormire lo spargher acceso e dormi come un pupo tutta la notte. Andiamo a vedere l'acqua, che dovrebbe essere il punto debole di questi posti. Per fortuna non lo è. La cisterna, che è spesso piena perché qui le precipitazioni abbondano proprio in questa fase dell'anno, a disposizione di tutti, sia per lavarsi, che è una cosa importantissima, sia per poterla bere. Certo, l'acqua è non potabile, ma chiunque viene su in montagna sa che basta bollire l'acqua per 10 minuti e poi la puoi bere, puoi cucinarci senza difficoltà, eccetera, eccetera. Questo è il capannone con dentro la legna. Oltre alla legna, chiaramente ci sono anche gli attrezzi per poter fare di tutto, sia per fare la legna, sia per scavare buche, attrezzare un campo all'esterno, qualsiasi cosa. È estremamente ben tenuto, con ogni genere di utilità a disposizione. Ovviamente l'acqua potrebbe scarseggiare in certi periodi dell'anno, quindi è sempre meglio venire quassù con un po' d'acqua. Che altro c'è da dire? Ah sì, una menzione particolare a Fulvio e ai suoi due consociati che gestiscono questo posto e lo tengono in ordine, vengono qua praticamente una volta ogni 15 giorni, quindi è veramente sempre ben tenuto. E ora il piccolo appunto per il nostro fantastico cagnotto, l'Anubi, che durante la grande salita per Dordolla, 3 ore, ha deciso di distruggere il suo zainetto con il suo cibo. Quindi che cosa ha mangiato? Risotto con gli asparagi insieme a noi. Manovra di intelligenza? Non lo sapremo mai. Vero Nuboto? Vero Nuboto. Bene, è tutto qua.